La mia scuola ideale deve essere grande, spaziosa, un giardino per fare merenda fuori, tanti fiori. Con una mensa e anche un grandissimo giardino. Poi laboratorio e stanza di computer. Un grande giardino. Voglio fare con la merenda. Una scuola dove siamo liberi di fare sport. Metà calcio, metà basket, sopra le nuvole. Abbiamo più o meno ricevuto circa 1 milione di euro dai fondi del PNRR e con questi fondi abbiamo ovviamente predisposto un progetto per una nuova scuola innovativa ed efficiente che possa essere anche funzionale e fruibile rispetto alle esigenze della platea scolastica. Gli spazi dell'istruzione, infatti, grazie alla loro morfologia e l'utilizzo di materiali e elementi innovativi come pareti divisorie mobili, si adattano alle esigenze dell'istruzione e dell'apprendimento. Fondamentale è il tetto che è praticabile ed è uno spazio adibito a attività scolastiche all'aperto ma protette. Spaziosa e vorrei un sacco di spazio per fare i compiti. Con dei laboratori e aule grandi. La parola innovazione implica spazi nuovi, quindi attività nuove per i bambini. L'aula multimediale, una stanza polifunzionale dove i bambini possono soddisfare le loro esigenze in momenti particolari della giornata. La realizzazione di un plesso più ampio, un plesso strutturato in maniera tale da avere una serie di aree alternative per la didattica, spazi verdi, giardini sul tetto, permetterà sicuramente di rendere questo centro un centro culturale, didattico, innovativo. Un'occasione, quella di avere un istituto nuovo per i nostri ragazzi e grazie alla nostra dirigente ha intenzione di attivare il tempo pieno, cioè i bambini entreranno a scuola, faranno progetti curriculari durante l'orario scolastico, è tutto a favore delle famiglie. Fondamentale è lo spazio esterno alla scuola che grazie alla realizzazione del patio e della copertura possono negli orari extrascolastici divenire un vero e proprio fulcro per l'intero quartiere di Marigliano. Una scuola nuova che consentirà degli spazi, mettere a disposizione della città e del quartiere degli spazi non strettamente didattici, quindi per il tempo libero, per la formazione dei ragazzi in orari diversi dagli orari scolastici e quindi un'occasione in più per far crescere i nostri ragazzi in sicurezza. Thank you.